Eder. Mac. Pallister. Altri nuovi e inquietanti dettagli emergono sull'omicidio di Sofia Castelli, la ventenne uccisa, a Cologno Monzese alle porte di Milano, dall'ex fidanzato, il 23enne italo-marocchino Zakaria Atkawi, e che portano all'aggravante della premeditazione. La notte del delitto il 23enne si sarebbe introdotto nella casa della ragazza, con un mazzo di chiavi che avrebbe rubato o duplicato, approfittando dell'assenza dei genitori che si trovavano in Sardegna e anche di Sofia, che stava trascorrendo una serata in discoteca con un'amica. Una volta all'interno dell'appartamento il killer si sarebbe nascosto dentro un armadio e sarebbe rimasto in attesa. Pensava di sorprenderla con un uomo. Invece, Sofia, una volta rientrata a casa, si era messa a dormire. E a quel punto il 23enne sarebbe entrato in azione, sorprendendola nel sonno con un coltello, mentre l'amica della ragazza dormiva in un'altra stanza. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale!